Ammu cannoni, ammu quel suono che fanno le mie parti quando imboccano i bambini. Ammu, e quindi apro la bocca e mangio. La voce del verbo ammuccare e mangiare. Da lì nasce la nostra esperienza che nasce da Milano e poi arriva a Roma. Questo è il secondo punto vendita che abbiamo. Il primo in Viale Libia e questo sull'Appia Nuova. All'interno dei nostri punti vendita chiaramente si trova tutto il cannolo siciliano fatto di riempito con ricotta bianca di pecora palermitana, cialda catanese. Noi utilizziamo una cialda un po' più scura perché mettiamo un filo di cacao per contrastare la dolcezza della ricotta. Questa ricetta è una ricetta che abbiamo avuto in occasione di Expo 2015, quindi per l'esposizione universale ci fu data dalla famiglia nobiliare palermitana e quindi utilizziamo la ricetta tradizionale. All'interno dei punti vendita, oltre al cannolo, si trovano i prodotti stagionali delle feste, quindi oggi abbiamo la colomba a pistacchio piuttosto che l'uovo a pistacchio di Bronte, ma abbiamo anche la cassata, la torta con la ricotta e ancora le cassatine. Nella stagione più calda inizieremo a fare la granita siciliana con ricetta catanese fatta soltanto di acqua, frutta e un po' di zucchero mantecato insieme. E poi all'interno di tutti i punti vendita ci sono invece i prodotti della rete. Quindi noi abbiamo selezionato, oggi sono 14 produttori siciliani che fanno un prodotto d'eccellenza, sono aziende non troppo grandi che ci propongono i loro prodotti, quindi l'azienda specializzata in liquori, quella specializzata in cioccolato di Monica, nel miele dell'Etna, sono aziende che sono anche queste storiche, che rappresentano il territorio e che riescono a dare la massima espressione di quello che è Sicilia, proprio nella logica in cui chi viene da noi viene per trovare la Sicilia, non soltanto nel cannolo ma a 360 gradi nel gusto. E in più facciamo come prodotto interessante anche il prodotto fatto col caffè. Noi utilizziamo il caffè che è Morettino, che è lo storico caffè palermitano, è lo stesso caffè che verrà al Teatro Massimo di Palermo, che possiamo consumare così direttamente oppure aggiungendo un po' di ricotta e quindi facendo il barocchino ammu, ricotta, caffè e cialdina del cannolo, che è una chicca di ammu.